Buonasera e bentornati o benvenuti nel mio canale. Oggi sarà un video decisamente diverso perché oggi ho intenzione di riorganizzare tutta la mia collezione di profumi. Sono stata all'IKEA oggi pomeriggio e ho acquistato la stessa identica, lo stesso identico in realtà mobile che ho adesso per i profumi, da fare in modo di metterlo a fianco e creare più spazio, perché tanti profumi veramente non so più dove metterli. Mi tocca metterli sopra, ma sono su questi cosini di plexiglass, non riesco più a parlare, che ho sempre paura che cadano. E quindi appunto vi faccio vedere. Sono appena stata dall'IKEA. Rulli. Ok. E questo appunto è il mobile, scusate che c'è il disastro. E sto iniziando a trasferire tutti i miei profumi sul letto, quindi ora vi farò vedere. Io nel mentre sto guardando un video di True Crime, perché come sapete è un po' la mia ossessione, perdonatemi tutti i vestiti appoggiati di sopra. E niente, vi metto qui appoggiati da qualche parte e insieme faremo questa cosa, questa impresa epica, perché mi sa che finirò tipo stanotte di montare sto benedetto mobile e dopo dover rimettere tutti i profumi a posto mi viene male. Ok, questa è la situazione attuale. Tutti i miei profumi più o meno in ordine cromatico, bellissimi da vedere però. Tutti quelli neri, quelli giallini, rosa, rossi, bianchi, verdi. E qui è completamente vuoto. Se non la parte sotto lì, che però ci sono appunto tutte cose extra che rimangono là perché non ho nessuna intenzione di tirarle via. E se vi chiedete perché ho tolto tutto, quando non era assolutamente necessario, è per il fatto che voglio pulire, perché ovviamente si forma sempre un po' di polvere, eccetera. E mentre Pippi è molto interessato dalle cose che sono in giro, e spero che appunto non abbia intenzione di buttarsi sopra i profumi. Allora, la situazione è questa, quindi è pieno, Pippi ovviamente non ha lasciato, non ci ha lasciati mai e questi due sono appunto, scusate, i due mobili messi così. Ovviamente anche lì sotto metterò le due ante, le ho qui, ecco, non ho voglia di farlo stasera, metterò anche lì sotto in modo tale da tenere come quelli, tra virgolette, ripostiglio, quindi non lo so, campioncini, Discovery Set, altre acque profumate, prodotti che non voglio, magari profumi che uso ma che non mi piace la confezione, quindi non le voglio in display, non le voglio in vista, li userò appunto come, non so, magazzino, tipo come quelli là. E adesso appunto sarà da ridere dover rimettere tutti quanti questi profumi dentro e
ovviamente sempre mantenendo un po' un'idea della cartella colori, però appunto adesso avranno molto più spazio. Penso comunque di mantenere magari uno o due ripiani magari vuoti, giusto da metterci altri decori, candele, qualcosa. Vedrò poi man mano che farò, tanto insomma penso che lo cambierò 50.000 volte prima di arrivare a un'idea. Come sapete io praticamente appena mi arrivano o vendo profumi, io comunque cambio un po' la disposizione ogni volta, quindi non sarà mai una cosa fissa. Taratara, questo è il prodotto finale più o meno, perché ovviamente lì è ancora vuoto, devo ancora capire cosa farci, e lì poi andranno le ante, dove appunto vi dicevo prima che metterò varie cose, sistemerò un po'. Ho deciso comunque di dividere più o meno, beh, qui allora devo ancora capire cosa mettere. Nel frattempo ho tirato fuori tutte quante le mie miniature che sono super carine, e qui dei profumi in olio. Ho deciso di dividere, mi spiace che non c'è tanta luce, ma non c'ho voglia di tirare fuori la lampada. Di dividere più o meno nicchia e designer, comunque, e fare più o meno gli stessi colori. Quindi qui ho tutti quanti trasparenti, giallini, ambrati, dorati, designer. Stessa cosa, ma nicchia. Più o meno, cioè non, no, non è il prodotto finale. Salutate il mio cestino di immondizia, sempre presente nei miei video, ma non è il prodotto finale perché vedo che anche Frulli non è molto soddisfatto. Però, vabbè, più o meno, pressappoco, quello che più o meno diventerà in un futuro qualcosa di forse mezzo decente. Bene, nel mentre mi vedete con questi capelli da pazza perché devo saltare in doccia, non ne posso più, ho sudato come una mucca a fare sta cosa e sono tipo le 9:30, quindi doccia, finisco di guardare il video di True Crime che avevo iniziato prima, poi però l'ho smesso perché vabbè, era qua mio papà e non era il caso di ascoltare omicidi vari, poi è in inglese, quindi vabbè. Doccia. E poi, nanna. Comunque vi terrò aggiornati nel caso cambierà. Ovviamente seguitemi su Instagram se volete sempre aggiornamenti. Ciao ciao!